Nuovo atto vandalico al cimitero di Pagani, l'ultimo di una lunga serie, a distanza di poco tempo dalla giornata in cui si commemorano i defunti. A farne le spese stavolta la cappella dell'Arciconfraternita della Madonna delle Galline. Nella notte ignoti si sono introdotti all'interno dell'edificio portando via le mattonelle in marmo del pavimento. Stamane l'amara scoperta: del pavimento sono rimasti soltanto numerosi frammenti sparsi al suolo. La cappella ora è stata chiusa in attesa delle indagini delle forze dell'ordine presenti sul posto da stamattina. Ciò che resta, oltre a qualche frammento di marmo, è lo sconcerto per un evento non nuovo al cimitero paganese, già martoriato dalla presenza in alcuni angoli dei rifiuti. In passato si sono registrati già svariati furti dagli ornamenti delle cappelle alle statue fino alle semplici cornici delle tombe, ma sembra che neanche ai defunti sia concesso di riposare in pace. Questo forse è uno dei tanti ancora ennesimo atto vandalico che si è perpetuato nella nostra cappella, perché alcuni anni fa, non ricordo esattamente quando, sono stati stirpati dal vecchio altare i marmi che erano in decorazione marmorio, di cui era un monumento di inestimabile valore. E quindi questa stamattina invece siamo stati allertati da una telefonata dicendo che hanno forzato la porta d'ingresso della cappella cimiteriale e abbiamo trovato il pavimento diverso da terra, e niente, insomma, non possiamo attribuire a nessuno la colpa di tutto questo, però il fatto è certo che è un pavimento di un'importanza artistica, perché risale all'inizio del 700-800, però la cosa che ci dà un poco da pensare è che non è un pavimento artistico, cioè con delle decorazioni che potrebbero pensare ci hanno rubato per questo. È una mattonella di forma quadrata con una diagonale e due colori da una parte e dall'altra. Però fa male al Pagani, fa male a tutto, fra le tante cose ancora questo, proprio nei momenti in cui c'è l'onoranza dei funerali, dei morti, eccetera. Evidentemente è stato fatto su commissione questo furto, sicuramente, perché ripeto, se fosse stato solamente qualche scherzo verso la confraternita avrebbero rotto i pavimenti e lasciato lì a terra, ma si vede che hanno tolto non tutte le mattonelle, alcune mattonelle, diciamo che la maggior parte, perché forse servivano quel numero di mattonelle. Ecco.